Allora, siamo qua con Irene Stracciati, danzatrice e coreografa. Irene, raccontaci un po' di cosa ti occupi e in generale cosa fate alla Corte dei Miracoli. Allora, buonasera, sì, io sono Irene Stracciati, mi occupo di danza contemporanea e teatro e in particolare siamo nella sala prove proprio della Corte dei Miracoli dove porto avanti un progetto bellissimo che si chiama Atopos e che riguarda la formazione e l'introduzione di persone con disturbi psichiatrici all'interno di un percorso professionale appunto nel teatro. E ormai sono tanti anni che collaboro con la Corte e che ci lavoro insomma in questa veste e la Corte che è comunque l'ex-ospedale psichiatrico e che è diventato, come tutti sanno, un centro di arte e cultura che ospita tantissime attività, fra cui l'aiuto a chi ha più bisogno, comprese persone che magari non hanno la possibilità di portare bambini a ripetizione dopo la scuola, oppure persone straniere che hanno bisogno di imparare l'italiano. Qui vengono fatte tutta una serie di attività gratuite per questo tipo di problematica. E per quanto riguarda il nostro progetto, si tratta appunto di questo progetto sostenuto anche dal Comune di Siena, ormai da 4 anni, e in collaborazione con l'associazione Riabilita, che prevede appunto dei percorsi di inserimento lavorativo di persone con disturbi psichiatrici. Allora, il 5 maggio metterete in scena uno spettacolo, puoi insomma raccontarci un po' quello che farete, come si chiama? Allora, lo spettacolo si chiama Lete, dell'oblio e altre vanità. In realtà questo spettacolo è nato in questi mesi di grande riflessione su quello che sta succedendo anche nel mondo e quindi riguarda innanzitutto la memoria che noi abbiamo personalmente della vita e quindi in cosa poi ci riconosciamo e quello che conserviamo nella nostra memoria e quello che decidiamo anche nel nostro malgrado di dimenticare. Oltre a questo, questa visione, questa analisi dell'individuo posto al centro di se stesso e quindi nell'analisi profonda di se stesso e di quello che sono i propri turbamenti in relazione a dimenticare ed essere dimenticato, ha diciamo influenzato molto questo mio lavoro anche la guerra che sta avvenendo sulla striscia di Gaza. Ha influenzato nel senso che non ho potuto fare a meno, anzi non ho potuto dormire sogni tranquilli purtroppo a vedere tutto quello che è successo e quindi diciamo è anche una riflessione su il valore dell'uomo dalla vita e cosa valga veramente la vita e chi siamo noi nella vita per gli altri, per noi stessi ma anche dopo la morte, quindi cosa lasciamo. Grazie, grazie mille. Grazie.